Ciao a tutti, io sono Federica e anche quest'anno parteciperò alla Vogue Fashion Night, che in realtà ora si chiama Vogue for Milano. Tutti gli anni, da brava maniaca dell'organizzazione quale sono, mi preparo un programma per riuscire a partecipare a tutti gli eventi e capire prima dove prendere i gadget gratuiti, i vari omaggi, dove incontrare le celebrità, sentire musica dal vivo, dove andare a vedere le anteprime delle nuove collezioni, quali sono i prodotti a edizione limitata che mi interessano di più e dove trovare da sfamarsi per la serata che copre proprio l'orario di cena. Quest'anno si terrà il 13 settembre, quindi è il momento giusto per iniziare ad organizzarmi e capire a quali eventi vorrò partecipare e organizzare tutti i vari spostamenti per essere al concerto finale al momento giusto. Se non avete voglia di ascoltarmi per tutto il video, non vi biasimo assolutamente e vi lascio qua sotto in info box un link con tutti gli eventi in cui vi ho sottolineato quelli in cui potete trovare omaggi, promozioni, gadget gratuiti, bere, mangiare e tante belle cose interessanti. E ci sarà un grosso riassunto, insomma, di questo video. Vi lascio anche il link della recensione che ho fatto della Vogue Fashion Night dell'anno scorso. Così potete farvi un'idea di come è strutturata la serata, dove magari può valere la pena andare, dove invece sono beccata una mezza fregatura e così via. Inizierei con quello che secondo me interessa un po' più a tutti, ossia il tema degli omaggi gratuiti. In alcuni negozi infatti basterà entrare per avere un omaggio gratuito, in altri casi invece sarà necessario registrarsi al sito, alla newsletter, fare una card oppure fare un piccolo acquisto per ricevere un omaggio. Da Broadway, per esempio, in San Babila sono andata anche l'anno scorso. Tutti gli anni hanno un orologio in prezzo speciale. Quest'anno ci sarà un orologio della linea W2 in due o tre colorazioni diverse al prezzo speciale di 59 euro e con quello vi porterete a casa anche una borsina in denim. Per quanto riguarda invece gli omaggi che potete ricevere senza spendere un soldo, sono previsti degli omaggi da Accessorize, che si trova in via Passerella, da Calzedonia una canvas bag personalizzabile, e di solito i gadget di Calzedonia vanno via molto molto velocemente. In ogni caso lo trovate sia in corso Vittorio Emanuele 19 sia in via Torino 15, quindi scegliete lo store che vi è più comodo e andateci il prima possibile. Anche da Devanni in via Manzoni è previsto un omaggio. Non è specificato cosa sia, ma parallelamente ci sarà la presentazione della nuova collezione, quindi potrebbe essere interessante per due motivi. Anche da Guess, che si trova sempre in piazza San Babila, oltre alla presentazione della nuova collezione ci sarà in regalo un poster. Addirittura una t-shirt omaggio da Ixos, che si trova sia in Corso Como sia in via Genova. Anche in altri punti vendita saranno disponibili delle magliette, però questa volta in vendita. È un po' una tradizione che per la Fashion Night alcuni brand decidono di fare una maglietta speciale che sarà in vendita solo per quella serata. Potete trovare in vendita la t-shirt da Momoni in Corso Como, da Ruggeri in Piazza Duomo, da Seghezzi Fashion Store in Corso Genova 15. Stanno scendendo lentamente le tele, avremmo dovuto aspettare che la fotocamera si raffreddasse. Va bene. E mi sembra strano non aver trovato altri punti vendita che facciano t-shirt, perché di solito ne trovo sempre 5-6 differenti. È possibile quindi, secondo me, che ce ne siano altre che non sono indicate nel programma ufficiale. Un altro luogo in cui ci saranno omaggi per tutti i clienti è Back to Saint Barth, che si trova sia in via Solferino 3 che in via della Spiga. Due luoghi comunque abbastanza attivi durante la Fashion Night solitamente. La serata in questo negozio potrebbe essere interessante perché, oltre agli omaggi, è già indicata la vendita di alcuni prodotti realizzati esclusivamente per la serata e inoltre di un set fotografico se volete farvi una foto un po' più professionale. Anche da Rose by Mary in via San Prospero 4 ci saranno il regalo delle borse. Già saranno borse di tessuto. Da Tezenis in corso Vittorio Emanuele, un altro luogo super super affollato di solito durante la Fashion Night, potete trovare in omaggio dei marsupi trasparenti. Sono buie. Dovrei iniziare a fare il video così. Scusate per la condizione luce, ma sono nella casa nuova e ho avuto qualche problema tecnico. Comunque, andando avanti, vi consiglio sempre in via San Prospero di passare anche dalla Triumph. Infatti, oltre ad uno sconto, è indicato anche un omaggio. L'anno scorso era davvero carino, perché l'anno scorso era tipo un bouquet con una rosellina che in realtà tirata fuori erano delle mutande. Molto carina.
Rimanendo sulla questione sconti, ci saranno dei prezzi speciali anche da Elcott, sia in corso Vittorio Emanuele sia in via Torino. Non è male secondo me neanche lo sconto del 20% da Lori Blu in via Manzoni. Direi che forse si può andare a dare un'occhiata. Ecco, forse non si sono dati tanto le magliette perché quest'anno hanno creato dei gadget in edizione limitata, in vendita, un po' più vari e particolari. C'è una pochette in edizione limitata di Baldinini che si trova sia in via Monte Napoleone sia in piazza Meda e essendo Baldinini non so se una cosa in edizione speciale sarà super costosa oppure sarà l'affare del secolo. Sempre in zona San Babila, che per le edizioni limitate ci sta dando delle gioie, da Camicissima in vendita uno speciale Travel Parfum, un profumo in edizione limitata per i viaggiatori insieme a un DJ set e un cocktail party. Non male. Da Claude Pierlot in via Manzoni è in vendita una speciale tote bag, mentre se siete un po' più golosi nella famosa cova in via Monte Napoleone ci sarà anche una edizione speciale di Gian Guiotti. Invece se volete rimanere un po' più smart, social, una di queste cose qua, da Daniele Giovani in corso Genova, o Giovani, ci saranno degli speciali accessori per smartphone. Oltre alla presenza di una make-up artist e alla presentazione della nuova collezione di scarpe di Guardiani, quindi ce n'è un po' per tutti i gusti, anche questo da segnare. Anche da Felisi, in via Fiorichiari, oltre alla presentazione della nuova collezione, c'è la possibilità di acquistare degli accessori personalizzabili, quindi anche questi in edizione limitata. Altri oggetti creati ad hoc per la serata sono in vendita da Gallo in via Manzoni, Gambara in via Milano e Giovanni Raspini in corso Monforte. Prodotti speciali anche da Gutteridge, che è presente in due punti vendita, uno in via Dante e uno in galleria Pattari. Se volete fare un po' i fancy traveler, potete farvi personalizzare il vostro portapassaporto, portadocumenti per viaggiare da Il Bisonte in via Santo Spirito, non riesco a ricordarmelo. E sempre sulla stessa linea del fancy, da Italian Independent in via Monte Napoleone ci sono anche degli occhiali personalizzabili. Non ho idea di quanto possano costare, ma penso molto. In caso cercherò altre info, le metterò in giro per il video. Altre limited edition personalizzabili anche da Luisa Spagnoli, sempre in zona Vittorio Emanuele. Tra le edizioni limitate ci sono anche nei 4 punti vendita principali di Kiko il regalo delle speciali face chart. Secondo me sarà pieno così da Kiko. L'anno scorso sono andata perché volevo fare il trucco gratuito, ma c'era troppa gente. E anche quando c'era poca gente non mi stavano considerando, quindi ok. Comunque sono, li leggo perché non me li ricorderò mai, in corso Vittorio Emanuele, in via Dante, in via Passerella e in via Torino. Adesso magari ne leggo un po' perché le limited edition sono veramente veramente tante e lascerò anche il link della mappa che ho fatto, così è anche un po' più rapido e veloce. Allora, da M8 in via Senato, da Martino Midali che è in corso Genova, corso Garibaldi e corso Manzoni, da Mac to St. Bart che abbiamo già detto, poi New Farm in via Fiori Oscuri, Nomination in corso Venezia, Racing Curry in via Pietro Verri, Rosato in via della Spiga, Ruggeri in piazza Duomo, Sease in via Fiori Chiari e nella stessa via Wise High Milano e Why Not in via Raffaele. Poi ci sono anche delle special experience che ho messo nella mappa insieme ai prodotti in edizione limitata. Secondo me l'anno scorso è stata molto molto carina quella di Fendi, perché si poteva entrare nel negozio e c'erano 2 o 3 artigiani che stavano facendo le borse a mano, quindi si potevano osservare, vedere la nuova collezione. È stato molto bello perché comunque alla fine vedi cosa c'è dietro al lavoro di un certo tipo di borsa. Poi in realtà l'anno scorso quando sono entrata erano tutti super intenti a fotografare e a seguire Vandanara e Icardi che erano nel negozio, però vabbè, cioè io sono entrata molto tranquillamente, mi vedo circondata da fotografi ed ero tipo cielo, sono famosa, e invece no, in realtà erano tutti lì per Icardi e Vandanara e c'erano tipo i ragazzini che non sapevano se entrare o non entrare, erano palesemente lì solo per lui, quindi alla fine loro non le hanno fatte entrare, invece ho fatto e sono andata a vedermi le borse. Quest'anno le special experience sono un po' concentrate in via Sant'Andrea e sono di Casadei, Missoni, Moschino e Banner.
più una in via Monte Napoleone 14, in cui è molto interessante andare. L'anno prima, proprio in via Monte Napoleone, c'era quella di Missoni, in cui si potevano toccare tutti i tessuti, molto carina. Passiamo invece alla presentazione delle nuove collezioni. Magari alcuni di voi sono interessati a vedere in anteprima appunto le novità. Io sarò sicuramente, prima dell'inizio della Fashion Night, da Dell'Era a vedere un po' le novità. Vedrete tramite Instagram cosa starà accadendo, solo che poi comunque apre il pubblico a tutti, quindi potete passare anche da Dell'Era, che è in via San Damiano. Non mi soffermerei troppo ad elencare le nuove presentazioni, perché mentre per gli omaggi c'erano magari un po' di curiosità, vi lascio semplicemente la lista di tutti i negozi in cui potete trovare le anteprime, soprattutto sempre qui sotto il link alla mappa, così non dovete scervellare e vedere dove sono, e vi lascio la mappa. Adesso mi spunta un'aureola per la mia bontà. Quindi ora, mappa alla mano, sarà più facile capire dove vogliamo andare. Io di solito vado sempre comunque nella zona tra Duomo e San Babila, perché lì si concentrano veramente tantissimi eventi. Ovviamente bisogna rinunciare a qualcosa, perché in una serata non si riesce assolutamente a vedere tutto, anche perché se volete riuscire a prendere qualche gadget o qualche prodotto in edizione limitata, dovete insomma sbrigarvi. Tra l'altro l'evento ufficialmente è dalle 18 alle 22, però alcuni negozi tendono più ad aprire verso le 7 e alcuni a sbaraccare verso le 9. Se volete essere proprio sicuri che un evento vi interessa, sia aperto già dal primo secondo, vi conviene andare su ogni singola pagina Facebook a controllare i vari eventi. Io solitamente rimango nella zona tra Duomo e San Babila, per poi spostarmi un po' verso via Monte Napoleone, questo perché comunque è la zona in cui c'è la maggiore concentrazione di eventi e anche di cibo, perché essendo dalle 18 alle 22 bisogna mangiare prima o poi. Comunque adesso farò un po' il mio programma, che condividerò più tardi con voi magari su Instagram. Per esperienza personale, andando per esempio da Sephora, ho sempre trovato campioncini molto interessanti. Da Stefanelle hanno sempre delle idee molto molto originali. In corso Vittorio Emanuele di solito allestiscono qualche spettacolo. Un anno c'era il cinema all'aperto con i popcorn gratuiti, che è stato molto molto carino. Davano Dirty Dancing and Grease quando sono passata io. Una cosa un po' spiacevole che invece mi è capitata è stata andare in un posto per un prodotto dichiaratamente edizione limitata, e mentre l'acquistavo sentire che ne ordinavano altri. Comunque, se tu scrivi che l'edizione limitata per 60 pezzi, non me ne puoi ordinare altri 30, altri 100. Se vuoi fare una cosa più esclusiva, alza il prezzo, se no non scrivi edizione limitata di 60 pezzi. Ovviamente capita di trovare anche i prodotti finiti, perché sono ad esaurimento scorte, questo è molto normale. Per questo motivo, se volete prendere qualcosa da Kiko, da Calzedonia, da Guess, andateci veramente presto, perché sono troppo affollati. Ci sono poi ovviamente anche un sacco di party che vanno avanti tutta la notte, per questi magari vi lascio il link di una pagina Facebook, o vi consiglio di utilizzare Eventbrite, è un sito molto utile, io a Milano lo uso abbastanza spesso. Vi segnalo poi degli altri eventi molto particolari. Se siete appassionati sia di moda che di cinema, vi consiglio vivamente di andare al museo Bagatti Valsecchi. È in zona Monte Napoleone, molto centrale, ci saranno delle proiezioni davvero molto particolari ed interessanti. Se vedrete poi girare della gente correndo in modo strano per la città, è perché è stata organizzata una caccia al tesoro. Purtroppo le iscrizioni sono chiuse il 10 settembre. Però potrebbe essere interessante anche da vedere all'esterno. Ci sono poi diverse mostre fotografiche, tra cui in particolare una al Palazzo Morando e un'altra presso il Giascavalli. Così se volete fare serata dopo c'è anche la mostra fotografica. Da non dimenticare poi, in conclusione a tutto questo, in Piazza Duomo il grande concerto delle 21.45. Questo con Liam Gallagher è stato molto molto bello, e quest'anno ci sarà la mia concittadina Annalisa, Marianne Mirage, spero di averlo detto bene, e attenzione, Jess Glynn. Io sarò lì sotto, comparo nelle casse, e niente, spero di incontrarvi lì. Quindi per gli aggiornamenti ci sentiamo su Instagram, vi ricordo il link qua sotto con tutto il riepilogo se non sono stata abbastanza chiara, cosa molto molto probabile, anche perché ho avuto 1700 contrattempi mentre cercavo di fare questo video, quindi forse la forma scritta sarà più comprensibile.
Se comunque vi sono stata utile, ricordatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi. Se invece volete liberarvi di me, addio. Spero di vedervi in giro a Milano in questi giorni e un bacione!